Buongiorno, salve. Salve. Presidente Michele. Ciao Vincenzo. Come ciao, stai? Ciao. Bene, bene. Tu? Benissimo. Davide. Oh, attenzione. Come stai, Davide? Benissimo. E lui chi è? Lui è Michele. Ah, Michele, no, è Michele. Michele, come a me. Sì. Uguale, uguale. Sì, comoda. Beh. Allora, Michele, noi abbiamo visto tramite gli amici, Facebook, ovunque. Alleggevamo per quanto riguarda gli aiuti di Tolentino, che Modugno, nel nome del santo, San Nicola, da Tolentino, ha raccolto determinati aiuti e li ha portati a Tolentino. Avete fatto una spedizione a Tolentino. Tolentino e Sant'Angelo in Pontano, che è il paese natio di San Nicola. Sì. Ci raccontate questa esperienza, com'è andata, cioè come vi è sembrata la situazione? Noi siamo arrivati a Tolentino. Tolentino abbiamo trovato la protezione civile, dove la protezione civile al bar, a gustarsi il grappino, il cornetto, il caffè e via scorrendo. Quindi questa protezione civile, da come dal mio punto di vista, che la vedo io, non ha fatto assolutamente nulla tranne roba di materiale. Però a livello di economicità, secondo me, non lo so come ha potuto intervenire. Noi abbiamo scaricato mezzo bilico di conserva, messo a disposizione dalla famiglia di Domenico Conserva, da Donato e Michele, e a titolo gratuito, gasolio, autostrada, autista, ci tengo questo a sottolineare, perché ha fatto un grande gesto di umanità. Abbiamo scaricato mezzo bilico di materiale a Tolentino, dai frati, dove era anche presente il sindaco, che poi è stato qui nella festa di San Rocco. Io l'ho conosciuto personalmente. Bravo. Non ho mai visto un sindaco, un uomo di 70 anni, aggrappato a me a piangere. Ha pianto più di un quarto d'ora, perché per il gesto di umanità che ha avuto la nostra cittadina nei confronti di loro, non per la quantità del materiale o meno, ma per il gesto che è stato fatto. Questa è stata una realtà veramente, è vero Davide? È vero. Ciò che in televisione non si vede, diciamo. Bravo. Perché le cose bisogna vedere con i propri occhi. Noi le abbiamo viste. Abbiamo visto la situazione che oramai regna su Tolentino, su Sant'Angelo in Pontano, che comunque sono cittadine distrutte. Non bravo, sembra, ma prendere abbiamo toccato, e andare. Bravo, abbiamo toccato con le nostre mani e vedere, guarda ragazzi, che non è facile, vedere un paese distrutto. Non poter stare nelle case delle persone, alcune stanno sempre sulle coste negli alberghi, ma molta gente è rimasta nelle tendopoli. Una bella esperienza, come ho detto prima, comunque bisogna viverla per capirla, non bisogna solo leggere la gazzetta o vedere la televisione, il telegiornale. Abbiamo avuto un'accoglienza sia da Tolentino che da Sant'Angelo in Pontano, che comunque molto molto significativo, molto importante. Gli abbiamo fatto capire quanto siamo vicini. Nessun paese credo che si sia mosso come Modugno, quindi io da modugnese mi sento anche un po' molto orgoglioso, perché in giro di 2 settimane abbiamo raccolto tutta quella roba e abbiamo raggiunto tutti quei soldi, che non sono pochi. Stiamo continuando la raccolta, perché si prevede entro la 15ª di dicembre di fare comunque un altro salto lì, andare a trovare i nostri quindi amici. Avete intenzione di fare un'altra, chiamiamola così, spedizione di, assolutamente di sì, carico assolutamente di viveri sì, sì. Per i viveri. Noi non diciamo alle persone di portare i soldi o via scorrendo, diciamo alle persone di caricare dei viveri, un cartone di pasta per esempio, un cartone intero di pasta, se vai a un supermercato qualunque lo paghi sì e no una decina di euro, 9 sì. euro, quindi penso che per una famiglia adagiata, perché anche da noi ci sono le famiglie disagiate, sì. quindi non dico a quelle persone di contribuire o di fare, anche se forse partecipa più quella persona che la persona che sta esattamente qui. Però per una famiglia adagiata, portare un pacco di pasta o un pelato che ti costa 7-8 euro, un coso di pelato, o un coso di farina, o un cartone di latte a lunga conservazione,
cioè noi stiamo raccogliendo queste cose qua, le stiamo raccogliendo presso il mio negozio di fiori, Corso Vittorio Emanuele 82. Chi ha volontà, chi ha cuore, chi vuol continuare a partecipare, io lo dico francamente con tutto il cuore, ragazzi, continuiamo, perché questa è una cosa che andrà nel dimenticatoio. Io leggevo parecchi quotidiani, ieri, avantieri, oggi, non ho visto un riferimento al terremoto, un solo riferimento al terremoto, ho visto soltanto e solo la politica, sì, no, votiamo sì, votiamo no, sì. Ma tutto di inizio, ma questi politici dove stanno per queste cose? Ma Renzi non può andare a dormire nella tendopoli per 2 o 3 giorni, andasse a provare un pochettino e poi vedesse un pochettino come sta la gente italiana. Grazie. L'unica cosa, aiutiamo e aiutiamoci, quella è la cosa principale. Michele, va bene, Michele, grazie a voi, grazie a voi per questa grande esperienza che ci avete trasmesso con le vostre parole. Grazie a te. C'è la massima disponibilità. Siamo composti così. Modugno di storia e oltre di solidarietà, perché sappiamo che la cittadinanza modugnese e solidarietà non è seconda a nessuno. A tanto, quindi stiamo cercando di fare questo. E voi dovete continuare, perché dobbiamo portare alto il nome di Modugno. Sempre. Vi ringraziamo, grazie, buona giornata. Ciao. Thank you.